Sono 48.780 gli studenti siciliani impegnati oggi tra scuole statali e scuole paritarie con la prima prova degli esami di Stato, quella di italiano. Gli studenti interni sono 46.001, gli esterni 2.789. Le commissioni, composte da 3 membri esterni e 3 interni, sono 1.246 in tutta la Sicilia. Alta la percentuale degli studenti ammessi a sostenere gli esami, percentuale che si aggira sul 95%. In provincia di Agrigento i maturanti sono 4.954, di cui 312 frequentanti le sole scuole di Favara. La giornata di ieri è stata impegnata dagli studenti per il ripasso e per prepararsi alla prova di oggi. Come ogni anno, c'è chi ha fatto tardi davanti al PC o con il suo smartphone a cercare di individuare le tracce dei temi che puntualmente sono state smentite questa mattina dal plico telematico. 4. Le tipologie d'esame, l'analisi del testo con la prefazione dell'Infinito Viaggiare di Claudio Magris, la redazione di un articolo di giornale saggio breve su quattro ambiti proposti: artistico-letterario, individuo e società di massa, ambito socio-economico, stato, mercato e democrazia, ambito storico, omicidi politici e ultimo, ambito tecnico-scientifico, la ricerca scommette sul cervello. La tipologia C, tema storico, quest'anno gli studenti hanno dovuto illustrare gli aspetti più rilevanti nel corso del XX secolo della vicenda politica di due paesi dell'acronimo BRICS, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica. Ultima tipologia d'esame, il tema di ordine generale. Ha riguardato il libro La rete della vita, scritto da Fritjof Capra, nel quale lo studente ha dovuto interpretare una frase dell'autore. I candidati hanno avuto 6 ore a disposizione per poter completare la loro prima prova. Domani invece seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo di studi. Intanto questa mattina la nostra redazione ha raggiunto le scuole della città di Favara per vedere qual era lo stato d'animo a pochi minuti dall'inizio dell'esame. Manca poco, cosa vi aspettate per questo esame? Speriamo che sia una prova abbastanza facile, che argomenti che noi abbiamo studiato. E che quindi ci va bene. Qual è il tuo stato d'animo a pochi minuti dall'entrata? Un pochettino emozionato, però un po' di tranquillità ce l'ho. Tu sei tranquillo? Sì, tranquillissimo. Hai studiato quest'anno? Ho studiato, ma insomma, va. Cosa ti aspetti? Speriamo che siamo tutti promossi e ci fanno copiare anche gli esami, perché se no non possiamo fare niente. Spero che va tutto bene. Ansia, ansia, giusto e normale, perché dobbiamo affrontare un esame, quindi penso che un po' tutti abbiamo l'ansia. Cosa ti aspetti in questa prova? Spero che sia una prova facile, Vada bene. Ansia anche per i genitori. Questa notte suo figlio o sua figlia, come ha trascorso la notte? Ma un po' discretamente, diciamo. Ha dormito pochettino, anche perché l'ansia per questo esame, quindi speriamo che tutto vada bene. Il genitore come affronta la prova Ma d'esame? guardi, io sono pure ansioso di questa situazione, anche perché condivido la stessa situazione di mia figlia. Speriamo che tutto vada bene.